È pronto eccolo il primo progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte definitivo e della viabilità alternativa destinato ad affiancare lo storico Ponte Buriano, collegamento tra il Valdarno e Arezzo. Ponte Buriano, dunque, il ponte scelto da Leonardo da Vinci per la sua Gioconda, potrà essere presto alleggerito dal traffico che ogni giorno l'attraversa, con una nuova opera che sarà realizzata a 860 metri di distanza e che permetterà l'attraversamento dell'Arno. Investimento complessivo 14 milioni di euro. Il progetto è stato presentato dalla presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche lo studio che ha vinto il concorso di progettazione che ha sede a Madrid e l'ingegnere Luca Di Domenico per Cassa Depositi e Prestiti. Ma è stato il primo impegno da neoeletta presidente che mi sono presa con gli abitanti e le aziende del territorio, quello di risolvere un problema annoso, quello di un ponte importante, un ponte del 1200 che però continua ad essere nel XXI secolo l'unico collegamento effettivo tra due aree importanti del nosso territorio. Abbiamo portato avanti negli anni un percorso molto complicato per riuscire ad avere una prima tranche di finanziamenti, abbiamo ricevuto l'autorizzazione anche agli altri 14 milioni per la realizzazione del nuovo ponte, poi ci sono stati tolti. Diciamo che è un impegno costante ancora oggi, però la prima parte finalmente adesso cominciamo a vederla. Stiamo arrivando verso il progetto esecutivo del ponte provvisorio che permetterà di togliere in tempi brevi poi il traffico da Ponte Buriano su un ponte che poi verrà smontato in funzione della realizzazione del nuovo ponte che oggi abbiamo presentato. Un progetto importante che viene fuori da un concorso di idea internazionale, ha vinto uno studio di Madrid e ha fatto un ponte il meno impattabile possibile, che fosse moderno, snello, non una cattedrale nel deserto, ma un'opera anche contenuta nei costi che permettesse di tutelare la bellezza paesaggistica dell'area e di dialogare con Ponte Buriano, quindi un ponte moderno che ha trovato un giusto equilibrio con un ponte storico che andrà valorizzato. Un collegamento anche della viabilità alternativa che permetterà tutto un percorso ciclopedonale che passerà anche sopra al nuovo ponte, questo permetterà di vedere Ponte Buriano anche da visuali inedite, quindi una soluzione non solo legata alla viabilità ma che è legata al rilancio di tutta l'area con una valorizzazione di Ponte Buriano come opera attrattiva non solo per gli abitanti del territorio ma soprattutto mi auguro per tanti turisti che potranno venire a visitare questo splendido luogo come luogo attrattivo. Sì, per noi è un onore fare questo progetto, cui obiettivo principale è liberare di carico il ponte Buriano. L'opera prevista che sarà finita a finale del 2026.